Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò vedere come avere la P in pericoli arboricoli, che l'ho finito in 1 minuto e 10 alla seconda tipo. Allora, incominciamo. Allora, il livello non è necessario per forza il dash, potete pure farlo tutto quanto con le 5 HP, che sarà più semplice, ma neanche troppo troppo, però, eh. Ah mia, io a questa lucertola non avevo mai fatto il ferro. Vabbè, allora, la cosa bella della P è che non devi uccidere nessuno, quindi è veramente difficile. Il bello della quinta vita nei running gun, quando devi prendere la P, è che sono stupido. È che sono un altro poco stupido. Devo arrivare in cima con 3 vite. Quanti ne avevo prima non l'ho neanche visto. Allora, ok. Ok, allora io questa parte la odio perché mi leva. Io questa parte dove sto mirando la odio perché mi leva tutte le vite, ma nella P la odio perché è facile senza pile. Che ci vuole a sparare? Metti lo sparo rosso, il taser, Madonna. Che rischio, allora qui si può pure per non perdere la vita, ma la perderò. Sono un campione. Allora, prima io non l'avevo persa la vita, adesso l'ho persa perché tengo questo vizio di sfruttare. Allora, dai, devo arrivare con l'altro con 2 HP, ce la farò. Massima anche con 4 è arrivato. Non ho neanche perso la vita ad shiftare, forse perché sono shiftato da più in là. Allora, tempo, la carbone, spara, ma questo non ci interessa, ragazzi. Pi! Oro, la P. Questo era sicuramente il running gun più easy da prendere la P, perché guardate, P, e qui tengo a più, e qui a e a meno. Mentre invece in ADLC non ci sono running gun. Quindi per me è più difficile da fare, il più facile da fare in P sarà sempre questo. Ecco perché ho voluto far vedere questo. Va bene, il video si conclude qui. Mettete like e iscrivetevi, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!